Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca, in Valdarno c'è ancora sgomento per l'omicidio del 38enne domenicano Joel Ramirez Seipio. I carabinieri sarebbero anche sulle tracce dell'omicida. Vediamo. C'è sgomento e dolore in Valdarno per quanto accaduto all'alba di domenica 1 ottobre. In seguito ad una rissa fuori da un locale a Terra Nuova Bracciolini, scatenatasi per futili motivi, ha perso la vita il 38enne Joel Ramirez Seipio, colpito alla gola da un pezzo di vetro tagliente. I carabinieri del comando aretino, in particolare quelli della compagnia di San Giovanni Valdarno, stanno cercando di risalire all'identità del responsabile. L'inchiesta sull'omicidio è coordinata dalla PM Francesca Eva. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza del locale, che hanno permesso di identificare una ventina di persone che hanno preso parte alla rissa. Alcuni di loro, assieme ad altri testimoni dell'accaduto, sono già stati ascoltati. Secondo indiscrezioni, sarebbe un uomo la persona che ha scagliato l'oggetto di vetro contro la vittima. Il 38enne lascia una figlia piccola. In molti lo ricordano sui social, anche un messaggio del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. La comunità di Montevarchi si stringe attorno alla famiglia per la perdita di Joel Ramirez Seipio, che era arrivato a Montevarchi da bambino. Poi il lavoro, l'amore, il basket e il giocatore del gioco del pozzo in Santa Maria. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore per una giovane vita spezzata. Ancora cronaca, un uomo di 40 anni è stato aggredito ieri sera in via della Resistenza a Fogliano della Chiana. Contro di lui si è scagliato un gruppo di 3 persone, tutte identificate e denunciate dai carabinieri di Cortona. Si tratta di un italiano residente a Fogliano e un tunisino tra i 19 e i 20 anni, con piccoli precedenti alle spalle. Il terzo aggressore, anche lui tunisino, è un 17enne ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Il 40enne, originario della Romania e titolare di un esercizio commerciale, è stato colpito al volto e alla testa con schiaffi e pugni. A scatenare la violenza, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero futili motivi. L'uomo ha riportato un trauma cranico e la frattura del setto nasale. Si trova ora ricoverato in condizioni serie all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti anche l'automedica dell'ospedale della Fratta e l'ambulanza della pubblica assistenza di Fogliano. E ancora un incidente sulle strade aretine. Questa mattina all'altezza di Policiano si è verificato uno scontro tra uno scuolabus e un'auto. 3 i bambini feriti. Vediamo. Uno scontro tra uno scuolabus ed un'auto, a seguito del quale anche 3 bambini sono stati portati al pronto soccorso per alcuni accertamenti. È successo questa mattina, attorno alle 7:20, lungo la strada regionale 71, nei pressi di Policiano, comune di Arezzo. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente dell'auto, un uomo di 65 anni, trasportato all'ospedale San Donato in codice 2, non è in pericolo di vita. Sono stati invece accompagnati per contusioni e lievi ferite al pronto soccorso di Arezzo anche 3 dei 6 bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus. Sono intervenuti sul posto i mezzi dell'emergenza urgenza del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est con l'automedica di Arezzo, l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e quella della Misericordia di Arezzo, presenti infine anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi di legge. E l'assessore castiglionese Francesca Sebastiani ha ritirato a Milano il premio Eloge, il riconoscimento europeo destinato alle amministrazioni locali che hanno seguito un percorso per la governance d'eccellenza. La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio regionale della Lombardia. È un premio che riconosce il buon governo e corona un lungo lavoro che ha visto la partecipazione attiva di tutta la comunità, dai dipendenti comunali al singolo cittadino, dichiara l'assessore castiglionese Sebastiani. E anche a seguito delle iniziative di Federconsumatori Arezzo nei confronti dei parlamentari della circoscrizione, il Consiglio dei Ministri con il decreto numero 132 del 29 settembre ha riaperto i termini per presentare la domanda per ottenere un ulteriore 10% dell'indennizzo delle azioni ex Banca Etruria e Banca Popolare di Vicenza, azzerate con il decreto 180 del 2015. Questa domanda dovranno presentarla coloro i quali la banca
assegnato un codice IBAN diverso da quello comunicato al momento della presentazione della prima domanda di indennizzo del 30% e dovranno presentarla anche coloro che avessero maturato questo diritto per eredità. I termini scadono perentoriamente il 15 di ottobre, dopodiché per chi non avesse provveduto entro questa data decadranno tutti i diritti all'ulteriore indennizzo. E adesso parliamo di sanità, perché si riparte oggi con la vaccinazione anti-Covid e quella anti-influenzale. Facciamo il punto in questo servizio di Chiara Sadotti. Ripartono da oggi, 2 ottobre, le vaccinazioni anti-Covid per le persone a elevata fragilità, adulti o minori. La Toscana infatti ha fatto da apripista, essendo stata la prima regione ad aver aperto il 26 settembre scorso le prenotazioni per accedere alla somministrazione. Partita negli hub, partita la vaccinazione dei soggetti fragili istituzionalizzati, quindi nelle residenze sanitarie assistite, che sono ovviamente le persone più fragili. Poi piano piano partiranno anche le vaccinazioni fatte dal medico di base che dovrebbero, e dai pediatri di libera scelta, che dovrebbero cominciare, se non cambia nulla, intorno alla metà di ottobre. E questo avverrà anche in contemporanea con il vaccino anti-influenzale. Le indicazioni che vengono date dall'AIFA e dallo Stato in questo senso sono quelle di poter eseguire la vaccinazione, due vaccinazioni nella stessa seduta, quindi l'iniezione anti-Covid e l'anti-influenzale nel corso della stessa seduta. Questo ha due vantaggi: uno, che il cittadino va dal medico una volta sola invece che due; l'altra, che anche per il medico diciamo che gli accessi all'ambulatorio diminuiscono. Non sarà più obbligatorio a chi è raccomandato? Assolutamente non sarà più obbligatorio per nessuno, e questa devo sinceramente dire che è una cosa che a me fa piacere, mentre è raccomandato a tutte le persone, alle persone fragili, cioè in particolare alle persone che hanno un abbassamento delle difese organiche. Il primo quantitativo di vaccini anti-Covid è già stato consegnato. Sono 34.500 le dosi arrivate in Toscana a disposizione dei centri vaccinali delle aziende sanitarie. Dovrebbero essere gli ultimi, quelli proprio sull'ultima, basati sull'ultima variante, almeno gli ultimi disponibili in commercio in questo momento. E ci sono 90 kg di rifiuti in meno in Prato Magno. Sono quelli raccolti e infilati in una ventina di enormi sacchi e neri dall'esercito di volontari arruolato ieri dal CAI Valdarno Superiore. Decine i partecipanti che, raccogliendo l'invito, si sono presentati all'appuntamento presso l'area di sosta Fonte del Duca, una delle più amate e frequentate dagli appassionati delle montagne locali. 3 ore di lavoro non stop per rimediare alla maleducazione di altri. Ed è stato inaugurato a Poppi il parco dedicato ai bambini con giochi inclusivi, panchine, piante e zone ombreggiate dove poter socializzare e passeggiare. È stato un pomeriggio di festa con decine e decine di cittadini presenti ed entusiasti per la realizzazione di uno dei progetti più attesi della comunità, ha commentato il sindaco Carlo Toni. L'investimento complessivo è di quasi 300.000 euro. Ringrazio per il cofinanziamento il GAL Aretino, la Regione Toscana, la Life di Ponte a Poppi e la Misericordia di Poppi. Il progetto è ad alto impatto inclusivo, totalmente accessibile e indipendente. Proprio la diversità e il valore aggiunto della bellezza e della cura, con piena accessibilità alle aree gioco, percorsi facilitati per ipovedenti, aree sosta con tavoli ombreggiati, un'area sonora per l'interazione dei bambini autistici, un'area sensoriale pensata per i bambini iperattivi, un'area di equilibrio, uno scivolo con rampa di risalita e una zona dedicata alle altalene, e poi ancora uno spazio per giocare a calcetto e ping pong. Il parco sarà sempre aperto e video sorvegliato con un apposito impianto. E adesso torniamo ad Arezzo, perché al Teatro Petrarca è appena partito lo Youth Music Festival. Vediamo. Il
soprano Claudia Pavone, il violinista Giovanni Andrea Zanon, la violoncellista Erika Piccotti e la pianista Martina Consonni per un concerto di alta caratura musicale. Al Teatro Petrarca ha così preso avvio la quarta edizione dell'Arezzo Youth Music Festival, nato per dare spazio ai musicisti under 35 e indirizzato proprio ai giovani. Tutti gli artisti che invitiamo al festival sono giovanissimi, sono under 35, ma sono già protagonisti nella scena internazionale del panorama musicale. Sono già artisti che fanno concerti in tutto il mondo, che sono richiesti dai teatri più prestigiosi del mondo e che prendono il loro tempo, che organizzano il loro calendario per essere ad Arezzo e per partecipare a questo festival. Il programma è stato studiato per proporre una vastissima scelta musicale. Si parte da Casella, poi ci sarà Ravel, poi Stravinsky, poi ancora i tre sonetti del Petrarca di Liszt, che sono un omaggio alla città, poi Rossini, Bellini, Schubert, Schumann. Veramente il programma è enorme e propone una quantità di sfumature incredibile. La voce e il pianoforte, quindi la voce e il soprano e la pianista, duettano insieme e in questo caso vediamo proprio come la musica duetta con la parola, quindi il compositore e il poeta diventano una cosa sola e spero di essere insomma all'altezza di questo programma, che è veramente straordinario. È quasi la prima volta che mi cimento in una musica da camera, insomma, quindi sono veramente molto emozionata e spero di trasmettere questa emozione anche al pubblico, perché è stupenda. E parliamo sempre di eventi culturali, ma andiamo a Cortona, dove c'è stato un nuovo record per la mostra Signorelli 500, maestro a Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. L'esposizione dedicata al grande artista in corso al MAIC ha staccato il biglietto numero 27.000. Domenica 1 ottobre gli accessi sono stati 822, 100 in più rispetto a quelli della domenica precedente. Grazie alla decisione di prorogare l'evento dall'8 al 22 ottobre, Signorelli 500 si candida ad essere la mostra più visitata della storia del MAIC. E adesso passiamo alla pagina sportiva. In apertura parliamo dell'Arezzo Calcio, il derby toscano di Serie C. Girone B tra Arezzo e Pontedera finisce con un pareggio. Il mister e il giocatore Gucci analizzano la partita e gli errori. Io l'avevo visto che nelle immagini che danno ritmo, hanno corsa, ritmo, voglia, volontà di andare sempre avanti. Una squadra difficile da affrontare. L'avevamo incartata bene nel primo tempo. Sì, il primo tempo ecco, un pizzico rammario c'è, perché il secondo lo potevamo fare, due, tre situazioni. Però, ripeto, se andiamo a vedere tutti gli episodi, in tutte le partite, la partita va analizzata nel suo complesso al di là degli episodi, no? E allora è giusto, sì. Sembravano avere una grande velocità e noi eravamo un po' in difficoltà. Insomma. Andavano più forti di noi, ci hanno messo in difficoltà, sono stati più bravi, senza dubbio. Il discorso di vantaggio sicuramente incide, perché se fosse stata solo una questione fisica, anche dopo il pareggio, e invece dopo il pareggio la partita era riambiata. Dopo il pareggio potevamo riandare in vantaggio noi, sicché... sicuramente da parte nostra è anche un discorso di festa. Sono un vantaggio, cerco di conservare, a volte non paga, come oggi. Comunque, ripeto, sono stati più bravi loro che deficitari noi. Sicuramente c'è da dare meriti all'avversario. Noi sotto quel punto di vista lì dobbiamo crescere, dobbiamo fare qualcosa di meglio, di diverso, analizzeremo, perché come ci è successo anche a Chiavari, insomma, nel secondo tempo subiamo un po' troppo il ritorno dell'avversario e sicuramente dobbiamo migliorare. Quindi io penso che il pareggio
Pontedera alla fine l'abbia meritato. Il nostro cruccio può essere nel primo tempo di non aver magari segnato il secondo, però andiamo avanti. Una cosa importante è sembrato quasi più di testa, perché fisicamente andavano il doppio di voi nel secondo tempo, però sembrava più una questione psicologica. Sicuramente loro come squadra fanno della fisicità e della corsa una loro arma e la sfruttano molto bene. Ho detto, ma analizzeremo un po' questa situazione perché non possiamo continuare a soffrire così il ritorno delle squadre nel secondo tempo quando siamo in vantaggio o magari siamo in pareggio. Quindi l'analizzeremo, il mister e lo staff l'analizzerà e cercheremo sicuramente di migliorare. E adesso passiamo al calcio femminile. Nella seconda giornata di campionato Serie B, la CF Arezzo cade 3-1 al Synergy Stadium di Verona contro il Chievo Women. Le ragazze di mister Ulderici passano in vantaggio ad inizio ripresa con Landa dopo un buon primo tempo da parte delle Amaranto, che hanno sfiorato in diverse occasioni il gol. Il pareggio Amaranto firmato in tandem Paganini-Razzolini arriva al 65esimo con un gran volée del capitano dell'Arezzo, servita con una palla perfetta da Paganini. L'Arezzo non sfrutta il buon momento dopo il pareggio, il Chievo viene fuori alla lunga e colpisce prima con Picchi al 74esimo e poi all'83esimo con il gol del definitivo 3-1 che porta la firma di Peddio. E adesso passiamo al basket, Serie B, esordio vincente per la scuola basket Arezzo, vittoria in Liguria, gli Amaranto Corsari sul campo della pallacanestro Sestri della prima di campionato. Vediamo. Vittoria in volata per l'AMBC Servizi, che bagna con un successo l'esordio in Serie B, riuscendo a piegare la pallacanestro Sestri per 88-86. Iniziano meglio gli Amaranto di coach Evangelisti, che provano a scappare via nei primi minuti di gioco. Sestri però minuto dopo minuto trova i canestri per accorciare e alla prima sirena l'AMBC Servizi si trova in vantaggio 21-16. Anche nel secondo parziale sono gli aretini a tenere testa avanti. Sestri però ha il merito di essere brava a sfruttare ogni piccolo errore amaranto. All'intervallo riesce a contenere lo svantaggio 41-46. Al rientro in campo dagli spogliatoi, l'AMBC Servizi si fa sorprendere dagli avversari, che ribaltano rapidamente il punteggio. Negli ultimi secondi del terzo quarto, però, due triple consecutive di Zocca, di cui la seconda sulla sirena, riportano Arezzo con la testa in avanti. Moralmente, l'AMBC Servizi recupera energie che permettono ai ragazzi di coach Evangelisti di contenere le sfuriate avversarie. Arezzo entra negli ultimi due minuti di gioco con 6 lunghezze di vantaggio, ma una super tripla di Cavallaro mette pressione agli Amaranto. Dalla lunetta l'Arezzo è precisa con Iannelli e Toia, dall'altra parte replica Sestri che segna liberi che lo portano a un punto di distanza con 8 secondi da giocare. Rossi segna libero, ma i padroni di casa non riescono in 8 secondi a trovare la via del canestro, sbagliando il tiro che avrebbe portato le squadre al supplementare. L'AMBC Servizi si aggiudica così la prima battaglia di questo campionato di Serie B. Partita giocata, approcciata molto bene, poi abbiamo preso vantaggio, penso, nell'arco dei 40 minuti almeno 10 volte di 5-6 punti e sistematicamente facciamo errori che li riportano in partita. Siamo stati bravissimi a non mollare mai, perché alla fine loro è un gruppo che gioca insieme da diverso tempo e in questo campo non è facile. Alla fine ci è andata molto bene negli episodi finali, l'abbiamo portato a casa. È un primo passo, ma se vogliamo salire un attimo di livello dobbiamo rifare questi errori banali che ci compromettono poi nell'arco dei 40 minuti il risultato. Domenica prossima, primo appuntamento al Palasport Estra. L'AMBC Servizi ospiterà alle 18 il CLS Quarrata, che nella prima giornata ha battuto Castel Fiorentino. E in chiusura occupiamoci di Taekwondo, ancora un riconoscimento per l'atleta della NR Gym Taekwondo Arezzo, che vince la prima edizione del premio Augusto Frullani, istituito dal comune di Monte San Savino per premiare i migliori atleti della città. Il servizio. È
E Andrea Conti, l'atleta dell'anno di Monte Sansavino. Ovviamente il sogno più grande è quello dei cinque cerchi e vorrei portare appunto Monte Sansavino alle Olimpiadi un giorno. Taekwondoka classe 2002 della NRG Marezzo si è aggiudicato la prima edizione del premio Augusto Frullani, riconoscimento che il comune ha istituito in ricordo del famoso concittadino e giocatore di palla col bracciale per premiare i migliori atleti della città, del presente e del passato. Tutti insieme speriamo che porti il nome di Monte Sansavino anche alle Olimpiadi. So che è un suo desiderio e un desiderio di tutti i savinesi. Rappresenta l'impegno, la dedizione e che poi si trasformano anche in risultati sportivi, che penso che sia la cosa più importante. Quindi da parte di tutta l'amministrazione che rappresento un forte augurio e anche nello stesso tempo un forte ringraziamento per quello che sta facendo nello sport. Andrea Conti, savinese DOC, già 4 volte vincitore della medaglia d'oro ai campionati italiani di Taekwondo, lo scorso giugno si è aggiudicato il 3° posto agli European Games 2023 di Cracovia. Ringrazio tutti i cittadini e lo dedico a tutti loro per il loro sostegno che mi danno. Ogni giorno mi chiedono della mia vita, dei miei allenamenti e delle mie gare. Quindi questo premio va a tutti loro, alla mia famiglia, ai miei genitori ovviamente per il supporto, a mio fratello che mi ha trasmesso questa splendida voglia di continuare a combattere, al mio allenatore Antonino Cappello che ha iniziato con me questo splendido percorso e soprattutto a tutti i ragazzi dell'Energy Taekwondo Arezzo che mi supportano allenamento per allenamento. E questa era anche la nostra ultima notizia, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.